Andiamo con Ombretta, una serie di messaggini. C'è Boccieri questa sera che spopola col suo. Boccieri col suo, sta spopolando. Faccia box, cella online. Un saluto al mio futuro presidente Boccieri, al direttore. Perché lei diventi. Tu diventi. No, non lo so. Uno che si chiama il direttore è uno di Alceto o da quelle parti, perché sono già mezzi modenesi. No, credo più verso Cadè. Credo. Verso Cadè? Verso no, Cadè, no. Credo. Andiamo. O il direttore Boni? Può essere, non lo so. Ah, va bene. Può essere. Dalla Torre di Fogliano, un saluto all'amministratore di Cella Online. Avete una torre a Fogliano? Ah, io sono di Cella, quindi Fogliano non lo so. Vabbè. Questi sono personaggi che scrivono sul sito, io non li conosco tutti personalmente, ecco. Ah, fai come faccio box là, facci mettere la foto. Mettiamo la foto obbligatoria. Mettiamo la foto obbligatoria. Boccieri, capitano e sempre titolare. Capitano Nasi, Franco da Cella. Capitano? Nasi. Capito Nasi. Nasi è il mister. È il mister. Capito, il bomba dell'Albinea di una volta. Si narra che... Anzi, lui narra no, che ha fatto caterve di gol. Poi. No, ferma. Tu lo conosci? Nasi era un bomba. Ecco. Con la B maiuscola. Sì? Veramente. Era uno spauracchio d'area. Penso abbia fatto un po' di promozione, però lui era uno... Primavera del Torino? Sì, no, era uno sfaticato, gli piaceva poco sì? correre. Sì, guarda. Quindi buona sapersi. Quando vi farà correre, dire facciamo come facevi tu. Va bene. Non correva, chiedetelo a Albinea, correva poco. Non faccio apposta, ma faccio veramente delle volte fatica a capire Varini. Vabbè. Lo dico... Vabbè, io avevo a beneficio di quelle a casa, veramente. Avevo un sottinteso. Non è che faccio lo stupido, proprio non riesco a capire quelle volte. O lo fai o lo sei. Beh, uno ci fa o ci è, insomma, dipende. Dai. Boccieri, portaci in prima, ultra Sabbione. A proposito, visto che siete il tavolo lì, colgo l'occasione, ti garantisco, non ne so niente. Quindi ti può fare le domande Cocchi, come sono messi, so che ci gioca Brau. So che ci gioca l'allenatore Enasi, perché l'ho letto adesso, Aleotti penso che... Aleotti, sì. Mi sembra di aver letto qualche volta, però zero. No. Diciamo nella classifica metà alta. Purtroppo abbiamo perso domenica scorsa contro la seconda in classifica e ci siamo portati a meno 8 con una partita in meno, però abbiamo le potenzialità per sperare fino in fondo. A voi siete terzi allora? No. Quarti o quinti, credo. Ah, primo chi c'è? Casalgrande? Roteglia. Ah, Roteglia che ha fatto 10 vittorie, 3 pareggi. Roteglia dei record. Certo. Ecco, e qui mi aspettavo da Guido Sani che mi portasse qui un personaggio della Roteglia, Guido. Quando vuoi. Ecco, bene. Allora c'hai già questi compiti. Guastalle, Roteglia... Assolutamente, quando vuoi Roteglia non c'è problema. L'ultimo poi andiamo. Ciao Boccio, cosa pensi di Corrado? Sono una mamma di un ragazzo che lo stimo molto. Corrado... Credo sia Castagnetti, il direttore generale della Sabbionese. Io sono tutti messaggi in codice che solo tu riesci. Scusa, noi non sappiamo la mamma. La mamma giovane. La mamma non so chi sia. Ah, ti scrive la mamma, scusa. Non so chi sia. Corrado, credo che sia Corrado Castagnetti. Quanti anni ha? Corrado Castagnetti? Sì. Ah, questo non lo so. Era l'ex direttore sportivo del Cade Boschese, forse. Cinquantina d'anni, secondo me. Conosci meglio di me. Cinquantina d'anni, se non sbaglio. Lo conosco. Corrado? Sì. Niente, se non lo conosci... No, lo conosco. Ah. Però la mamma... Il binomio mamma-Corrado che... Sì, se è la mamma di Corrado non va bene, no, ma se è la mamma del ragazzo... Se è la mamma del ragazzo siamo Corrado, sulla quarantina, 35-36, Guido. Non lo so, io non ho capito nulla, quindi... non ho capito bene di cosa state... Allora, parliamo di calcio, andiamo esatto, col calcio. È meglio che andiamo sul calcio perché non l'ho capita. No, perché se era la mamma del giocatore giovane va bene, se era la mamma di Corrado. Vabbè, presumo che sarà la mamma del giocatore giovane. Infatti, credo anch'io. Se chiede consigli, quindi mamma... Andiamo in onda in un orario che non penso che dopo una certa età qualcuno ci guardi, vanno a letto di solito. No, ma la mamma no, Corrado Castagnetti che era... Oppure altri programmi. Non penso che una signora da 70 anni in su guardi il 91esimo minuto. Guarda Guido, rubo 30 secondi, sì. Ti posso garantire, chiedilo anche a Ruspaggiari, Ennio o meno, ci sono delle persone di una certa età, guardando Beh, anche... Uomini saranno, scusa. No, donne. Donne? Che ci sono dei ragazzi giovani, parlavamo per questo, vorrei fare qualcosa su internet,
che il ragazzo di 17-18 anni va a casa, nonna, oggi c'era la televisione, che poi c'era la televisione solo Telereggio, e tu vedi quando vai a far spesa, meno, certe signore di una certa età che ti guardano e ti dicono: ma lei? Sì signora, sono io che rompo le scatole, perché sono i nipoti che vanno a casa e le mamme che hanno, hai capito? Allora, non sempre si vedono dei ragazzi di 17-18 anni in televisione, perché il cubo magico, anche tu, sei diventato famoso con 91esimo minuto. Sì, direi che sì, questo te devo dare atto, sì. E allora dentro, ed è questa una scatolina magica, a me viene da ridere quando dicono queste cose. E purtroppo, essendo dei provinciali, tutti noi succedono queste cose. Le belle ragazze invece, quando vanno a ballare, dico bene, Andrea? Sì, sì. Dico bene, Melissa? Sì. Ma tu sei la Valmerina, vi chiamano le Valmerine. Le Valmerine. Ecco, pensa a te, se possono... Anche, come è ridotta la gente. Come sono male ridotte, le chiamano Valmerine. Pensa a te la gente, pensa, fino a che punto, pensa, Agetti, come siamo messi. È condizionata, eh? Sì. Va bene, andiamo le pure, Valmerine. Dai. Le Valmerine è bello però, questo è stupendo. È bello le Valmerine. Questo è stupendo. Ascolta, ragazzi. Non continuiamo quel coso, andiamo col calcio. È vero o non è Scusa, vero? Scusa Melissa, ma non ti offendi tu se ti dicono Valmerina? No. No. Oh, no. Ascolta, se no... No, gliel'ho chiesto, una domanda. No, la troncavamo in tronco, veniva troncata. Beh, non può dirlo, poverino. Appunto, non può dirlo, sarebbe bugiardo. Ombretta, vedo che stasera ci ha monopolizzato il computer le categorie inferiori. Grazie alla tua presenza, grazie alla presenza di Cocchi e grazie che non si sono giocate le partite domenica. Di seconda e terza volevo sentire cosa dicevamo noi. Dopo andiamo con la moviola con Guido Sani, perché è una moviola, credo, molto interessante, quella di Bagnolo. Sì. E... Ombretta, dai, una valanga. Il sito non si tocca, Franco da Cella. Vabbè, ha detto che lo cambia. Cocco, sei meglio giornalista che da giocatore. Ciao Prati. Avanti. Ma con tutte queste donne, come si comporterà il centrocampista Boccedi? Domani sera la Falk. Giochi centrocampista Boccedi? Non hai il fisico, dai, sei un trottolino? Sì, eh. Un centrocampista a moto perpetuo? Ecco, sì. Piano, ma ci sei sempre. Bravo, vabbè, perfetto, no. Vedi che ne sai. È vero che Mister Nasi ha spaccato lo spogliatoio? Chi è Franco da Cella? Guido, cosa ne pensi del bomber di Canali? Non so neanche dove è Canali. No, andiamo avanti. Andiamo il avanti. Bomber di Canali è Andrea Vecchi. Gioca Andrea con noi a Sabbione. Andiamo avanti. Cocco, prossimo se mi dice anno... Andrea Vecchi lo conosco. Il bomber di Canali, non so chi è il bomber di Canali. È il soprannome che gli è andato.